Salve a tutti. Accadono fatti e cose che in un momento storico così particolare e complicato per tutti, o quantomeno per la stragrande maggioranza, lasciano, come dire, davvero basiti e allo stesso tempo invitano ad una riflessione e ad una domanda. Ma chi occupa oggi le istituzioni? Ecco. È da questa domanda che vorremmo partire. Perché diciamo questo? Perché vediamo cose assurde che sinceramente nell'anno di grazia 2023 facciamo fatica a digerire, a metabolizzare. Vedete, vedere, verificare che mentre c'è gente che stenta a mettere un piatto a tavola, mentre ci sono famiglie sul lastrico, lavoratori che rischiano di rimanere a spasso, senza lavoro, per aziende che chiudono o che rischiano comunque di saltare per aria a causa della crisi, e poi ancora gente alle prese col caro bollette, col caro spesa o impossibilitata o quasi a muoversi, perché oggi per muoversi, visto il prezzo del carburante, occorre essere quasi miliardari. Bene, dinanzi ad uno scenario del genere quasi apocalittico, dobbiamo vedere, sentire e leggere di bagarre zuffe in aula tra qualche assessore regionale e qualche consigliere, ed è tutto questo davvero qualcosa che fa cadere le braccia. Eppure è accaduto qui da noi, in Puglia, in uno degli ultimi lavori del Consiglio regionale. Ed è accaduto quando si è trattato di argomentare su un tema come la proposta di legge per l'abbattimento delle liste di attesa. Attenzione, parliamo di liste di attesa nel mondo della sanità, un argomento che crediamo dovrebbe vedere tutti dalla stessa parte, perché è già di per sé imbarazzante, oltre che vergognoso, che in un paese civile bisogna attendere in alcuni casi anche anni per sottoporsi ad un esame, magari un esame strumentale delicato. A meno che non si decida di andare a pagamento, ovviamente per chi ne ha la possibilità. Ed invece nelle nostre sedi istituzionali non ci si riesce a mettere d'accordo nemmeno dinanzi a questioni come queste. Si litiga, ci si azzuffa, in barba evidentemente, a quelli che sono poi i problemi della gente. Ecco, qui a Foggia siamo invece in competizione elettorale. Auspichiamo che qui, dalle nostre parti, si apra una pagina diversa, al di là poi di chi vincerà la competizione e sarà chiamato poi a governare la città. Quello che ci auguriamo è che non si prenda spunto o esempio da chi su argomenti delicati riesce a trovare, bontà loro, il tempo per litigare. A Foggia ce ne sono e ce ne saranno tanti di problemi delicati da risolvere e non ci sarà spazio per litigare, assolutamente no. In verità non dovrebbe essercene nemmeno ora, durante la competizione. Ci piacerebbe che tutti, proprio tutti, parlassero di programmi, illustrassero quella che è la loro visione della città, evitando magari di venire fin qui a Foggia, facendo anche più di qualche chilometro per provare a darci lezioni di cui sinceramente crediamo la città non avverta alcun bisogno, perché la città oggi ha bisogno di altro, non di lezioni. Soprattutto poi se queste lezioni arrivano da chi farebbe bene a starsene in silenzio. Salve a tutti, alla prossima!